25 anni di raccolta e avvio al riciclo degli imballaggi, qual è il contributo del Consorzio Comieco al successo del sistema nazionale? Garantire in tutta Italia, isole comprese, il ritiro della raccolta differenziata di carta e cartoni, in particolare degli imballaggi, ma non solo. Garantire con questo ritiro poi il riciclo, il 98% di quanto raccogliamo dai comuni è interamente riciclato in Italia, e poi sostenere economicamente la raccolta degli enti locali. L'anno scorso abbiamo bonificato 230 milioni di euro alle amministrazioni comunali per la raccolta differenziata di carta e cartone. Ecco, l'Italia, lo sappiamo, è ai vertici in Europa per riciclo di carta e cartone. Quali sono i numeri di questo successo? I numeri sono importanti, partirei da quello più significativo: l'industria del riciclo della carta nel settore dell'imballaggio ha già superato l'85% di riciclo previsto dalla Comunità Europea entro il 2030. È un numero importante che evidentemente spiega anche il balzo che ha fatto la raccolta differenziata di carta e cartone, che oggi è intorno ai 3.600.000 tonnellate, circa 60 kg per abitante. Tenete conto che 25 anni fa eravamo poco sopra il milione di tonnellate.